Sasso Marconi, in prossimità di San Biagio, immersa nel verde, sorge quel che resta di un'antica chiesa sconsacrata, oggi conosciuta come Villa Samantha. Negli anni 40 la villa era una chiesa abitata dal parroco e dal personale della curia. Poi, per motivi ancora oggi non ben chiari, venne chiusa. Secondo voci di paese, la probabile causa fu per uno scandalo che coinvolse il prete e le ragazze che vivevano lì. Questi furono allontanati e la villa fu dimenticata e lasciata cadere a pezzi. Un'altra leggenda racconta che alla fine del 1800 vi abitasse un ragazzo studioso di medicina. Fin qui sembrerebbe tutto normale, ma nessuno sapeva cosa accadesse realmente dentro quella casa. Esperimenti su cadaveri, su persone e su animali. Tutto avveniva nella tranquillità della campagna, fino a quando gli esperimenti terminarono misteriosamente e il ragazzo sparì. Oggi la struttura è completamente fatiscente a causa di un incendio che la distrusse quasi completamente, ormai molti anni fa. Alcuni curiosi raccontano che all'interno della villa a volte capita di sentire suonare un pianoforte, il cui suono sembra provenire dall'ultimo piano.